Non si sbilancia sul nome del nuovo capo dell'esecutivo, ma di una cosa è sicuro Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Il patto stipulato con Matteo Renzi la settimana prima della debacle delle urne è salvo. A proposito di governo, per Venezia, domani Mattarella, secondo lei che nome farà e quale sarà il nome che le piacerà di più? No, ma io non faccio, rischia tutto. Faccio il sindaco, a me, quello che fa il Presidente della Repubblica, ci mancherebbe altro se posso interloquire su questo. Aspettiamo e vediamo, insomma, mi sembra che sia abbastanza delineata la questione. È più importante come, che tipo di legge elettorale verrà fatta, insomma, mi sembra. Però Venezia c'era prima, c'è adesso e ci sarà anche dopo. E il patto? No, il patto, insomma, oggi sono stato con Maroni, mi diceva che hanno firmato un patto come Lombardia, molto importante. Per cui insomma mi sento in buona compagnia, anch'io ho fatto il mio piccolo, quello che ho potuto, mi sembra che 110 milioni per la città siano già arrivati al CIPE direttamente per noi, per i vari progetti che dobbiamo fare, e quelli ci sono, piacciono o non piacciono alcuni, ma ci sono, e io su questo sono molto pratico. Poi ci sono altri 70 milioni che sono per i primi parti di marginamenti, altri devono arrivare e arriveranno secondo me senz'altro per chiudere i marginamenti. Poi ci sono 90 milioni per l'interramento di Terna, come avevamo detto, per cui tutto quanto il vallone Moranzani eccetera, che fa il paio positivamente con la delibera della regione che in qualche modo riconosce 56 milioni per la vicenda Sifa, che noi abbiamo assolutamente chiesto e condiviso con la regione, perché anzi io faccio un ringraziamento a Zaia, in particolare a Marcato, l'assessore, che su questo hanno compreso benissimo la situazione. Per rilanciarlo, va letto in questo caso, cioè per rilanciare l'attività dei Moranzani. E poi ci sono altri 110 milioni sui bivi, non a caso oggi eravamo in Ferrovie dello Stato perché dobbiamo progettare le linee e noi pensiamo prima di tutto al collegamento ferroviario sud di Porto Marghera che colleghi con l'alta velocità, l'alta capacità, per uscire, perché il porto sia sempre più diciamo avvantaggiato e sia sempre più performante. Erano soldi già stanziati? No, questi no, sono proprio soldi freschi, buoni. Poi vorrei ricordare che noi adesso stiamo gestendo anche, abbiamo avuto per altre vie 39 milioni col POM metro. Se è vero che in finanziaria, adesso devo leggerla bene, ma che è stata approvata l'altro giorno, non ho avuto ancora il tempo, sono tornato da Londra questa notte, ma dovrebbero esserci anche il finanziamento delle periferie, per cui se è vero che, come avevano annunciato il governo, hanno finanziato tutte le periferie, dovremmo avere una serie di progetti anche noi che abbiamo presentato importanti per Venezia, per il Tribunale e poi anche per la città metropolitana, perché noi abbiamo inserito progetti di San Donà e di altri insomma dentro, per cui insomma tutte cose concrete e insomma stiamo lavorando, insomma tante altre cose che firmiamo e che faremo, lo diciamo quando le abbiamo fatte.